Lettura di Matteo, capitolo 16. Qui i farisei e i sadducei gli si avvicinarono e per metterlo alla prova gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Rispondendo lui disse loro: quando si fa sera voi dite, farà bel tempo perché il cielo è rosso acceso. E al mattino dite, oggi ci sarà un temporale perché il cielo è rosso acceso, ma cupo. Sapete interpretare l'aspetto del cielo, ma non riuscite a interpretare i segni dei tempi. Una generazione malvagia e adultera va in cerca di un segno, ma non le sarà dato nessun segno eccetto il segno di Giona. Poi li lasciò e se ne andò. I discepoli passarono quindi all'altra riva, dimenticando di portare del pane. Gesù disse loro: tenete gli occhi aperti e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Perciò cominciarono a ragionare fra loro dicendo: non abbiamo portato il pane. Gesù se ne accorse e disse: perché state lì a parlare del fatto che non avete pane, uomini di poca fede? Ancora non capite? Non vi ricordate dei 5 pani per i 5.000 uomini e di quanti cesti ne avete raccolto? O dei 7 pani per i 4.000 uomini e di quanti grandi cesti ne avete raccolto? Come mai non capite che non vi stavo parlando di pane? Piuttosto guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora compresero che diceva di guardarsi non dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Arrivato dalle parti di Cesarea di Filippo, Gesù chiese ai suoi discepoli: secondo la gente, chi è il figlio dell'uomo? Gli risposero: alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora Geremia o uno dei profeti. Lui domandò loro: secondo voi, invece, io chi sono? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Allora Gesù gli disse: felice te, Simone, figlio di Giona, perché non te lo hanno rivelato la carne e il sangue, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa roccia edificherò la mia congregazione, e le porte della tomba non avranno la meglio su di essa. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e qualunque cosa legherai sulla terra sarà già stata legata nei cieli. E qualunque cosa scioglierai sulla terra sarà già stata sciolta nei cieli. Allora ordinò severamente ai discepoli di non dire a nessuno che lui era il Cristo. Da quel momento Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto da parte degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e il terzo giorno essere risuscitato. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a rimproverarlo dicendo: sii buono con te stesso, Signore, questo non ti succederà mai. Ma voltandogli le spalle, lui disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu sei per me una pietra d'inciampo, perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma degli uomini. Quindi Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende il suo palo di tortura e mi segua di continuo. Infatti, chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la vita per amor mio la troverà. In realtà, di che vantaggio è per un uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la vita? O cosa darà un uomo in cambio della propria vita? Il Figlio dell'uomo, infatti, verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora ricompenserà ciascuno in base alla sua condotta. In verità vi dico che alcuni di quelli che si trovano qui non moriranno senza aver prima visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno.